Ragazzi, papà continua a dire che non ho la febbre. Ma come? Ho chiuso le finestre, ho acceso i termosifoni, mi sono fatto un bagno nella lava e ancora non ho la febbre. Come potrò convincere mio padre? Devo chiamare un drago? Devo chiamare un drago! Oh, era una bella giornata a Robloxlandia! Ecco il nostro basico Roblox che si è svegliato. Oh no, è lunedì di nuovo, devo andare a scuola. Oh, per oggi volevo stare a casa. Lo so cosa devo fare, dirò a mio padre che sono malato. Non avrà altra scelta che dirmi che devo rimanere qui. Sono un genio. Ok, ecco la tecnica. Io oggi non ho proprio voglia di andare a scuola. Ci sono molti finali in questo gioco e noi dobbiamo trovare il finale più bello. Bello? Come me! Mi piace il suono che faccio quando cammino. Sembra Mr. Crab quando vaga. Ma che bel cane. Bello. Andiamo da papà. Uffa, uffa. Papà, come stai? Sembra un po' arrabbiato. Ma che volete che sia? Guarda che perderai l'autobus. Papà, papà, io non mi sento molto bene. Forse sarebbe una decisione orribile di mandarmi a scuola. Potrei dare il COVID a tutta la classe. Potrei consigliarti di lasciarmi invece a casa? Fammi vedere. No, aveva il coso per vedere se sto veramente male. 36,50. Quindi stai bene. Vai subito a scuola. Ah, dannazione. Devo trovare un modo per convincerlo. Oh, so che cosa devo fare. Potrei accendere le luci nella mia stanza. E quindi accendendole la temperatura del mio corpo dovrebbe alzarsi. E papà mi dirà che posso rimanere qua. Papà, tu non... Hai fatto conti con il genio di tuo figlio. Io so che cosa devo fare. Accendiamo la luce, così vedete. Accendendo la luce ho aumentato i gradi, ma di poco. Ah, ecco. Le ho accese tutte. Ottimo. Ora posso dire a papà che sono malato. Ho aumentato di un po' la febbre. Papà. Papà, lo so che quel termometro ha detto che non ero malato prima, ma forse si è sbagliato. Potresti provare ancora una volta? Ok. Vediamo. Vediamo. 37! Si sta alzando! È un po' di più di prima, però nulla di cui preoccuparsi. Vai a scuola. Ho bisogno di più caldo. Accendiamo ogni luce della casa. Ok, scusa papà. Devo accendere tutte le luci di tutta la casa. In questo modo papà dovrà lasciarmi andare. Guarda che genio del male. Anche quella in garage. Ragazzi, secondo me va a finire che mandiamo a fuoco tutto qua. Mamma, non guardare. È per il mio bene. Padre, dimmi. Papà, te lo giuro, te lo giuro. Sta morendo. Vediamo. 38. 39. 37, 70. Ma stai bene. Dai, fatti una colazione, vai a fare. I padri sono sempre così. Dicono che stai bene quando ho 39 di febbre. Che ottima idea, padre. Ottima. Perché sai cosa puoi fare? Il bagno. Il bagno può scaldarmi ancora di più. Allora, è meglio che andiamo intanto a mangiare. Quindi andiamo qui. Perfetto. Con... E lo potremo scaldare. Cioccolata calda. Sì! 9, 8, 3, 2, 1. Altro che il nuovo anno! Io lo passerò a letto! Prendiamo la cioccolata calda, ce la beviamo, ci ha aumentato la temperatura corporea. E quello che possiamo fare adesso è andare a fare un bel bagnetto bello! Caldo, caldo, allarme! Papà! Papà, 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 papà! Padre, ti prego! Mi consenta di dirle di riprovare ancora un'ultima volta, un'ultimissima volta. Ah. 40 e 20. Cioè, ragazzi, sto morendo. Ma non vedo nessun problema. Devi andare a scuola. Cambiati. Cosa? Va bene, padre, lo farò. Mi cambi i vestiti. Porca vacca, qui non c'è speranza. Non c'è speranza. Il camino, qualcosa. Devo arrivare a 50. Devo battere il record. Dove posso cambiare i vestiti? Qua nell'armadio, giustamente. E beh, così, dai, arriviamo a 50, dai, con i vestiti. Padre, veramente, te lo giù. Lo so, la temperatura. Ormai mi conosce. Ma è sempre così ottimista, mio padre. 40 e 70. Vedi, non stai male. Oh, cielo, ma è più difficile di quello che pensassi.
Forse se riesco a tenere il caldo dentro la casa, chiudo le finestre, giusto? Ma sono un genio del male. Posso chiudere qua sopra? C'è qualche segreto? Magari c'è qualche segreto, mi faccio pure... Ah! Pure qui posso farmi il bagno caldo. Possiamo fare così, chiudere tutte le finestre. Zac! 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 Ah, devo accendere pure i termosifoni. Termosifoni! Let's go! Ah, brucio! Bruci la città! Adesso dai, 41. 41, vero? 46! Ci stiamo sfondando ogni record! Stai bene! E ora sei finalmente pronto per andare a scuola. Dai, vai o perdi l'autobus. Ma non basta? Ormai è una sfida. Io salterò scuola in un modo o nell'altro. Ogni rubinetto e forno diventerà caldo. Ogni rubinetto. Guardate a casa, sta diventando tipo infernale. Aiuto. Rubinetto qua. Ecco i forni. Rubinetto caldo. Ho fatto la cacca Goku. Devo dire a papà che sto male. Papà! Sto cagando sangue ormai. Padre! Ancora qui? Credevo te ne fossi andato a scuola. Va tutto bene, padre? Mi sembri un po' stressato. Sì, sì, va bene. Ogni modo. Vediamo. Anche lui però è un idiota che ormai non ha capito il gioco. 52-70. Stai bene, ora vai. Ma com'è che sto bene? Ma che diavolo? Ma che problemi? Ah, metto i miei compiti per casa in camino. Tanto non mi sono mai serviti. Mamma mia, però la maestra. Che dolore. Quanti compiti ci danno? Ma voi prof siete pazzi. Non fatelo a casa, ok? Ce l'ho fatta. Ho bruciato sei compiti che non andrò più a scuola. Si gode, vittoria. Ormai neanche me lo chiede più. 57-70. Quanto vuoi che arriviamo? Non c'è nulla di sbagliato in te. E va bene, basta. Adesso le cose si fanno serie. Adesso si fanno serie. Metti una forchetta nel microonde. Non fatelo a casa. Potrebbe saltare in aria, Prendo la mamma, lui è un pazzo. Lui è un pazzo, qua esplode tutto. Oh mamma, ha preso fuoco il microonde, è esploso. Ecco cosa succede. Ora dico a padre che non sta bene. Ora tipo saremo 60, dai dai bro, adesso basta però. 67-70, dai. Non sai. Ho bisogno di più caldo. Brucia la macchina. E brucio anche la macchina, ci metto la benzina e ci metto un accendino dentro. Ok, dov'è l'acciarino quando serve? Dove cacchio? Forse lo trovo fuori? Ah, così proprio. Ma va. Con una scoreggia. Con una scoreggia gli ho dato fuoco. Non ci credo. Sapete che le scoreggia hanno... Ecco, mamma mia. Manco su un film di Michael Bay. Incredibile. Ma adesso 30. Ma papà, non sono solo io malato, ma anche la macchina, non potrei più portarmi a nessuna parte. 97-70. Sto bene, vero? Devi andare a scuola. No, basta, basta, adesso brucio tutto, brucio la casa, brucio gli alberi. Brucio gli alberi. Inizio a dare fuoco agli alberi. Dagli fuoco. Tutta la foresta si propagherà. Io posso bruciare tutto. Padre, e se non dovesse bastare questo, brucerò anche la scuola e il mondo intero. Il chihuahua sa. Andiamo, dai, 120. E ora, 197, bro. Vai a scuola, devi. Ma santa mano. Metto nella... Ormai si... No, ormai è rotto, cioè, ormai basta, abbiamo capito. A questo punto è meglio bruciare direttamente la scuola. Avremmo fatto prima. Cosa? Ma qua ha invocato un demone. Per favore, metti nella mia piscina lava. Ok, va bene, bro. Cioè, ha venduto l'anima, il bro. Ha venduto l'anima per mettere nella lava. Ok, bye. Vabbè. Io ho perso intanto... Pure lui si è bruciato. Va bene, anche lui ha venduto l'anima per ricevere il secchio. Niente. Stiamo facendo un casino. Bro, guardate cosa abbiamo creato.
Cioè abbiamo spawnato il demone, abbiamo messo... Cioè la fine qua. 1022,70. Santo cielo, ma è tanta febbre. No, aspetta, mi sono sbagliato. Stai bene. Io non so più che dire. Sono così confuso che non riesco a pensare a come mandare avanti ancora la temperatura. Forse c'è qualcosa in televisione che può darmi un consiglio. Ma intanto il tempo che abbiamo fatto tutte ste robe, la scuola è finita. Vabbè, c'è il telecomando, vediamo cosa dice la TV. Hai bisogno di meno calore? Fantastico! Chiama 5-3 per prendere... ma se io... Io non ho bisogno di questo. Io bisogno... No! No, sono tutte pubblicità per avere il ghiaccio. La tua casa è a fuoco, chiama i vigili... No! Ti manca lo scolabus, non è troppo tardi? No! Tu vuoi convincere tuo padre che hai la febbre e aumentare la temperatura della tua casa? Chiamaci per prendere un drago e bruciarti la casa! Vaffanculo la scuola e anche la mia casa! No, va bene! Abbiamo capito, abbiamo capito, abbiamo capito. Chiamiamolo! 321-456. 321-456. Let's go! Pronto? Qualcuno ha un drago? Dov'è il drago che ho ordinato? E quindi il piccolo gattino trovò la mucca. Le avventure del piccolo gattino. L'asilo dei draghi. Che suono fa la mucca? Muuu. Guarda sto branco di mucche. Oh, scusate, il telefono. Ok, bambini. La signora drago ha un lavoro importante da fare. Quando avrò finito il lavoro, torneremo a finire il libro. Ora dai, montatemi in groppa che faremo questo lavoro assieme. Cosa mi caga bambini addosso? Ok, è arrivato avanti a casa. Ok bambini, spero che vi sia piaciuto questo viaggetto. Ora tenetevi forte. Mamma mia. Mamma mia. Ma sta bruciando tutto con l'energia di 18.000 draghi. Guardala. Il lavoro è finito. Ora possiamo tornare all'asilo e continuare a leggere il libro. Padre, padre, ora vuoi vedere. 2000 gradi, bro, 2000 gradi. Non so neanche come siamo ancora in vita. È un sogno lucido. 3022 gradi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. No, 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 adesso dobbiamo farla finita. Io non volevo arrivare a tanto. Ma non mi lasci altra scelta, padre. Non mi lasci altra scelta. Ora avvicino il sole. Ecco qua il figlio di Trota. Mi avete costretto. Wow, che corda lunga. Mi hai costretto a fare ciò, padre. Mi hai costretto. Io no. Non andrò. Non si vede più niente. Devo premere i tasti. È troppo forte. A scuola! Mamma mia, 5500 gradi Celsius. Guarda, tutta la terra, ve l'ho detto. Padre, la mia temperatura? 8522 gradi e 70. Oh, cielo! Allora avevi ragione, hai una piccola febbre. Credo che puoi stare a casa per oggi. Grazie, padre. Sì, sì! Bel finale. E niente, per non andare a scuola ho ucciso l'intero pianeta. Io sapevo che sarebbe andato... Good ending, punto di domanda, forse c'è un altro. Beh, almeno non sei andato a scuola. Bene! Voglio dire, va bene! Proviamo altri finali. Abbiamo visto che, insomma, possiamo bruciare la casa per convincere papà a lasciarci a casa. Quale casa? Però, va bene, adesso prendo il bus. Sei sicuro? Sì. Quindi questo sarà il finale cattivo. Sei super, 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 iper sicuro? Questa ending è noiosa, ce ne sono altri più divertenti. Dai, prendiamo questa... Se lasci quest'area verde, la landing verrà lasciata. No, voglio landing noiosa. Beh, io non posso fermarti. A dire il vero io posso. Se vuoi il finale così brutto, allora clic...
Tocca questo e aspetta 30 secondi. Va bene. Uno, due, tre. Cosa c'è scritto là? Grazie per le 10.000 visite. Vabbè, spero che non fosse troppo noiosa. Se questo è troppo noioso per te, beh, dovresti toglierti di qui e prenderti la fine normale. No? Credo che sto iniziando a capire che non posso convincerti. Che peccato. Vabbè, ho un'idea. Se vuoi davvero questo finale, clicca qui, aspetta 50 secondi senza muoverti. Ma sei un pezzo di erba. Cioè adesso pure 50, l'ha resa proprio noiosa apposta. 50 secondi della mia vita persi su Roblox. Dovete sapere che però c'è un vero 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 finale e lo faremo subito dopo questo finale noioso infame. Ok, ora puoi muoverti. Ma tu non ti stai muovendo? Ma non sei così annoiato? No! Stavi facendo qualcos'altro nella vita vera mentre aspettavi? Sì, parlando con i miei iscritti, sto stressando pure loro. L'hai fatto perché è considerato cheatare. No, sei sicuro? Beh, se non hai cheatato, questo significa che puoi aspettare altri 80 secondi senza fare niente. Oh! Ok, 80 secondi sono passati. No, aspetta, erano 40. Oh, santo cielo, questo significa che dovrei aspettare altri 40. Bene, 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 sono passati 80 secondi. Sei un tipo persistente, Sei davvero disperato per questo finale? Va bene, te lo dico, guarda, non ne vale la pena. Non ha nemmeno una scena divertente. Invece il finale normale ha una scena divertente. Quindi giocati quella. No? No, no? No, 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 no. Ok. Te lo sei voluto tu. Non dire che non ti avevo avvertito. Aspetta 100 secondi e la finale... Ma io voglio questo finale, avrò il mio finale, ok? Devo tenere questo per 100 secondi, vedi? Cioè, devo tenerlo questa volta. Io ci metto sopra un joypad. Allora, praticamente, se metto il joypad sull'S, sull'E, dovrebbe andare. Oh! No! No! Perché ho messo un joypad sopra la tastiera e mi sono mosso! Ok, me la sto guardando online. Praticamente arriva davvero il bus. Arriva davvero. E tutto qui, giusto? Sì. Bad ending. A posto, cioè tutte le 8 ore per un finale di Melma. Adesso in teoria dovrebbe andare. Ora che ho chiuso tutte le finestre da casa, se andiamo indietro, guardate un po'. Guarda papà. Guarda lì. Deve entrare così. Guarda papà. Cosa penserà mio figlio se mi vede piangere? Sta piangendo. Perché vedete, si è messo vicino al quadro di mia madre. Mio figlio non dovrebbe vedermi così. Ora teniamo premuto e vediamo cosa succede. Poretto, sembra che soffra. Mio figlio finalmente è andato a scuola. Ma che cosa aveva oggi? Insisteva che voleva stare a casa. Ma io volevo solo del tempo per stare da solo. E non posso permettergli di farmi vedere così. Oh no, poverino, era un tenerone. Voleva solo stare in pace perché voleva piangere. Quindi sembra che papà stia piangendo. Ecco perché era così severo questi ultimi giorni. Non voglio farlo più arrabbiare. Ora me ne andrò. Però non sono nello stato adesso per andare a scuola. Ma sai una cosa? Andrò a spendere il mio tempo con mamma. E gli porterò anche un fiore. Devo andare nella foresta. Così non mi sgama. E le persone non diranno a papà che non sono andato a scuola. Oh cavolo. Allora niente, devo prendere un fiore. Ok, va bene qualsiasi fiore. E devi portare il fiore a mamma. Perché un fiore? Non mi dire che... No... Quindi non è un divorzio. Ora posso andare nella foresta? Oh, santo cielo. Mi sto perdendo, un labirinto. Mamma, sto tornando a darti il mio saluto. Sta pure piovendo, Mi sa che mamma non è molto in vita. Purtroppo. Ce la facciamo? Oh no, tutte le tombe sono al cimitero. Credo che devo andare per di qua. E qui è la tomba di mamma. Con la sua foto. Ah. Ciao mamma. Ti ho portato un fiore bellissimo.
È un fiore nero. So che a te piacevano più di quelli chiari. Ecco, prendilo. Pure triste il fiore. Mi manchi, mamma. Oh! Padre! Che stai facendo qui? Perché non eri a scuola? Papà, io... Io sai, mi fa male questa cosa e mi manca mamma. Quindi andare a scuola sarebbe controproduttivo in questo momento. Volevo stare a casa oggi. Ma dopodiché ti ho sentito parlare. Sembra che tu abbia bisogno del tempo per te stesso. Da quando madre è morta la settimana scorsa, sei diventato molto severo. Lo sa anche lui. E non mi sembrava saggio farti arrabbiare. Ed è per questo che sono venuto qui. Non potevo né andare a scuola né stare a casa. Che anime, ragazzi, è diventato. Roblox che mi fa piangere. Mi è entrato un Roblox nell'occhio. Mi dispiace così tanto, papà. Io non volevo farti arrabbiare. Andrò a scuola adesso. Ti chiedo scusa per il mio comportamento. Figlio mio. Padre? No. Non chiamarmi padre. Smettila di essere così formale. Chiamami papà. Papà. Figlio mio. Non posso, non ce la facevo più. Tutto questo tempo, proprio come te. Il dolore faceva male. È tutto successo così velocemente. Non so, sembrava quasi che dovevamo per forza andare avanti, come se nulla fosse successo. Ci ho pensato, ho provato ad essere un padre forte e a non permettere al dolore di prendere il sopravvento. Al momento pensavo che fosse ciò che lei volesse. Comunque, ora vedo come le cose stanno davvero. Io non sono ancora pronto ad andare avanti, e nemmeno tu. Ma va tutto bene, perché potremo andare avanti assieme, finché non siamo pronti a tornare indietro alle nostre vite normali. Credo che lei avrebbe voluto così. Figlio mio, mi dispiace tanto di non essere stato il padre che volevi, ma prometto di essere un padre migliore. Vieni qui. Oh. Ah, che dolore. Quindi stiamo a casa quest'oggi. Chiamerò la maestra e gli dirò che stai male. Grazie, papà. Bel finale, quello vero. Wow, bellissimo. Ci sarebbero altri due finali, due o tre, dove io impazzisco spaccando uno specchio, ne divento pazzo e poi uccido mio padre. Questo era il miglior finale. Però non voglio farli. Sapete perché? Perché è così, è finito così bene che secondo me se andiamo a fare un finale brutto, così dove uccidi il padre, cioè in uno uccidi il padre e vieni messo in prigione e in un altro il padre uccide te, secondo me finiamolo così, con il miglior finale. Voglio finirlo bene, dai. Quindi ragazzi, lasciate un sacco di like per supportare altri video di Roblox così. Io spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo a prossimi video. E ricordatevi il link del fumetto in descrizione. Ciao ragazzi.